Ciao a tutti, bentornati qui sul mio canale. Vi parlo della mia ultima lettura, ovvero La Banda Gordon di Marco Dell'Omo, edito Nutrimenti. Una bellissima tavola di Flash Gordon di Alex Raymond, vedete in copertina. Libro di un 350 pagine, per un costo, mi pare, di 18 euro, sì. E è un romanzo che parla di resistenza, parla di fumetti, ma non solo. Ci racconta come dei ragazzi nel 42, nel pieno della loro adolescenza, sono e vivono al contatto con le restrizioni e le costrizioni del regime fascista e vogliono assaporare qualcosa di nuovo per loro, vogliono lavorare per costruire qualcosa di nuovo, un paese diverso, vogliono autodeterminarsi, non più essere costretti nel prendere delle loro scelte, ma avere qualcosa di meraviglioso, la libertà. Appunto per questo, guidati dal capitano, costituiranno la banda Gordon. Ognuno di loro si darà un nome del fumetto e si alleneranno in vista di possibili operazioni di sabotaggio o di aiuto con gli alleati e per la resistenza. La storia ci viene raccontata da uno di essi, ovvero Piero Vinci, generale in pensione dell'aeronautica, che racconta un suo ex attendente questa storia. Ma la storia, il ricordo, il ricordare è sempre qualcosa di soggettivo. E vedrete in queste pagine come, e viene detto bene da Marco Dell'Omo, il ricordo erode, ma in realtà edulcora e in parte aggiunge, dico io. Ritengo in questa mia, diciamo, decodifica del libro. Il ricordo, il raccontare, l'essere anche parte di una storia come semplice lettore la rende interattiva. Quindi vedete nello scorrere di queste pagine, è vero, si parlerà di resistenza, dei bellissimi paesaggi, delle montagne, del Gran Sasso, l'alpinismo, ma si parla di amore, di affettività, di problematiche, di quasi un romanzo di formazione per questo gruppo di ragazzi, uomini e donne. Si parlerà di tennis, si parla di comunismo, ma si parla anche di democrazia, perché nella banda Gordon ci saranno alcuni che hanno una visione differente su cosa debba essere il paese. È vero, si lotterà per la rivoluzione marxista, ma non proprio tutti, poi ne vedrete nel corso del libro e anche nel presente di quando, presente narrativo di quando il generale racconterà, vedrete che alcuni hanno fatto scelte diverse, però sempre all'interno di una democrazia. È un libro che si legge velocemente, un libro dove ci si affeziona ai personaggi e alla storia. Non è un peana sulla resistenza, ma si scrive in una narrazione di quel periodo, un periodo vessato dove persone erano costrette a subire il fascismo. Senza retorica, perché è vero, c'era il fascismo, ma molti erano fascisti, ma anche la dinamica per cui si entrava nella logica fascista qui è resa benissimo. Che dire, La Banda Gordon è un libro che purtroppo finisce troppo velocemente. È vero, sono 350 pagine, bellissima l'edizione, Nutrimenti, devo essere proprio sincero, la copertina penso sia una delle più belle che abbia visto in questo 2020. Il libro che dicevo si legge velocemente, quindi questo è un pregio, però è un peccato perché riesce a alienare il lettore e a farlo catapultare nelle pagine e nei vari capitoli. Veramente vi avrete dei momenti in cui starete con Piero, Nico, Marzia, con l'aiuta De Benedictis, il capitano, e anche con Trotsky, per non dirvi altro. E quindi questo è un merito di Marco Dell'Omo, riesce a costruire un romanzo che ha per sfondo la resistenza, parla di adolescenza, di ragazzi, di amicizia, amore, e riesce a creare un'empatia fortissima, almeno così è stato per me, con il lettore. Non vedo l'ora di conoscere le vostre opinioni, mi auguro che leggiate anche voi La Banda Gordon di Marco Dell'Omo, edito Nutrimenti. Vi aspetto al prossimo video e vi auguro a tutti buone letture, viva sempre la lettura perché leggere è interattivo ed è una figata pazzesca.